Buonasera a tutti e vi mando questa terza catechesi, o quarta, terza, mi dicono terza catechesi, scusate il ritardo, oggi anche un po' più breve perché è mercoledì delle ceneri e tra poco c'è la celebrazione. A testimonianza pubblica, questa bottiglia è chiusa, la stiamo conservando per domani, tiè, attento, posa bene. Oggi aspetto ospiti e quindi ho utilizzato pure il mangiapolvere perché, visto che la polvere ce la dobbiamo mettere in testa, non è detto che dobbiamo averla pure in stanza. E allora entriamo nell'argomento di questa terza catechesi che potremmo chiamare così, l'imperfezione della creazione. Perché dico l'imperfezione? Noi ci siamo lasciati con questo aspetto. Nel racconto di Genesi, al capitolo 1, Dio non distrugge quel caos, quell'informe, quella inabitabilità, non le fa sparire, ma col soffio della sua parola, appunto, dà loro una forma, dà loro un significato, ma non, di per sé non le distrugge, cioè non le considera nemiche. Poi noi sappiamo, e ci entreremo più in là, che esiste pure il peccato di origine. Dice, ma che ci interessano queste immagini? No, ci interessano moltissimo. Se ci guardiamo allo specchio e lo facciamo in continuazione, noi vediamo che nella nostra storia, nella nostra vita, l'ombra, l'oscurità, il male, l'imperfezione, le nostre cadute, le cadute dei nostri genitori, li chiamiamo, e non solo poi non parlare dei mali fisici, esistono. Come ci rapportiamo a questa realtà? Noi abbiamo due linee di pensiero. La prima la conoscete senz'altro di più e viene rappresentata da Sant'Agostino in qualche modo. La creazione di Dio è perfetta, ma il peccato dell'uomo introduce l'imperfezione e tutti i mali. Ora che il peccato dell'uomo introduca i mali non c'è dubbio. Ma è corretto dire che tutto era perfetto? Stando al testo che abbiamo visto di Genesi, beh, no, c'è spazio per dire anche diversamente. Abbiamo visto che Dio si propone di creare l'uomo a propria immagine e secondo la sua somiglianza, lo fa a propria immagine, ma non lo fa secondo la sua somiglianza. Questa seconda linea di pensiero è molto antica e nel secondo secolo la rappresenta un altro gigante del pensiero teologico che è Sant'Ireneo di Lione. Udite, udite, per Sant'Ireneo di Lione la creazione non è perfetta. Legge così e si poggia proprio su quella somiglianza che ancora manca con Dio. Vediamo cosa ci interessa, perché ci interessa. Per Agostino l'imperfezione viene dal peccato, necessaria la possibilità di peccare per la libertà dell'uomo, se no l'uomo non sarebbe libero e Dio costringerebbe l'uomo alla obbedienza. E quando Agostino deve dire ma perché l'uomo pecca? Da questa semplice risposta per ribellione orgogliosa. In sostanza, il peccato dell'uomo è ingiustificabile, è colpa sua. C'è una colpa attraverso la quale l'uomo perde la giustizia originaria. Ireneo dirà diversamente. Ora, guardiamo la nostra storia, il nostro corpo.
ciò che non va, ciò che non è andato, ciò che ancora non c'è. Quante volte viviamo questa imperfezione con senso di colpa, latente o esplicito. In fondo ci diciamo in qualche modo è colpa mia. Oppure lottiamo, è colpa di qualcun altro. Ma proprio perché insisto nel dire è colpa di qualcun altro, vuol dire che se non è colpa sua, allora è colpa mia, no, è colpa tua. Ma stiamo sempre lottando col concetto di colpa, che è radicato profondamente dentro di noi. E tanti hanno scritto su questo. E non va mai, diciamo così, banalizzato. Non è facile levarsi questa idea di una colpa, di è colpa mia. Però è molto liberante, senza dubbio. Se il peccato è semplicemente una ribellione orgogliosa, è colpa mia. Se la creazione era perfetta e io ho introdotto l'imperfezione nella creazione, beh, di cosa parliamo? È colpa mia. Ireneo non legge così, ma Ireneo imputa il peccato dell'uomo ad altre caratteristiche e dice chiaramente. Vi leggo il passo perché la cosa è un po' grossa. Ireneo contro le eresie, uno dei suoi libri principali in cui attacca e difende la fede dagli gnostici, Ireneo dice chiaramente che Dio non avrebbe potuto creare l'uomo perfetto fin dal principio? Già la domanda vuol dire che non l'ha creato perfetto. Ma gli esseri creati necessariamente sono imperfetti. Non essendo increati, sono al di sotto della perfezione. Essendo venuti all'esistenza da poco, sono infanti. Essendo infanti, non sono abituati ed esercitati al comportamento perfetto. Infatti, come la madre può certo dare all'infante un nutrimento superiore alla sua età, così anche Dio poteva dare all'uomo la perfezione fin da principio. Ma l'uomo non sarebbe stato capace di riceverla perché era infante. Per questo anche il nostro Signore è venuto a noi negli ultimi tempi, Gesù nell'incarnazione, per ricapitolare in se stesso tutte le cose non come poteva lui, ma come noi potevamo vederlo. Guardate il paragone, l'analogia di Ireneo. Per Ireneo l'uomo creato non è perfetto e in qualche maniera è infante, cioè è immaturo, è insicuro, è ignorante. L'immaturità, una certa insicurezza, una certa ignoranza, Ireneo le mette a principio, da subito. Perché cosa ammira in una visione molto solare dell'uomo? Ammira la crescita dell'uomo. Quello gli interessa. A Ireneo la crescita dell'uomo interessa più che la imperfezione dell'uomo. Anzi, sembra quasi dire, se non sei imperfetto non cresci. Se non sei imperfetto, non hai obiettivi. Se non sei imperfetto, non lotti. Guardate che è molto bello quello che sta dicendo. Guardate come descrive Ireneo una situazione ipotetica in cui l'uomo è perfetto e beato nel giardino con tutti i beni a sua disposizione. Se così fosse, Ireneo dice, nel libro quarto del Contra Hereses, in tale situazione, se fosse stato così, il bene non sarebbe piacevole. La comunione con Dio non sarebbe preziosa, né sarebbe degno di considerazione un bene che si conseguisse senza un proprio moto, impegno, applicazione, ma fosse insito in noi automaticamente e senza sforzo. Così che i buoni non avrebbero alcuna superiorità, essendo tali
per natura e non per libera scelta, e possedendo il bene automaticamente e non per elezione, cioè per scelta. E perciò non comprenderebbero che il bene è eccellente e non ne godrebbero. Infatti, quale godimento del bene ci potrebbe essere per quelli che non lo conoscessero? Quale gloria per quelli che non lo avessero esercitato? Quale fiducia per quelli che non avessero perseverato? Quale corona per quelli che non l'avessero conseguita attraverso la lotta? Quanto più il bene ci arriva attraverso la lotta, tanto più è prezioso. Quanto più prezioso, tanto più lo amiamo per sempre. Le cose che si presentano automaticamente non si amano come quelle che si trovano con fatica. Ecco la lettura profonda solare che Ireneo dà. Proviamo a portarla in noi. Quale limite vedi in te oggi? Limite tuo, della tua storia, della tua educazione? E ferite che hanno prodotto conseguenze in te, in me, obiettivi che oggi mi sembrano irraggiungibili anche. Ci sta tutto. Come ti ci relazioni? Il senso di colpa perché non ce l'ho? Perché in fondo è colpa mia? Ti fa giustizia? Ti fa profondamente giustizia questa lettura? Guardate invece quanto è bello Ireneo. Quello che ti manca è ciò per cui faticherai, lotterai, ti eserciterai, cercherai e una volta trovatolo non lo molle. Quando una persona fa esperienza di non libertà, quando trova la libertà, non la molla. Io che ho mangiato la pizza a Napoli, a Roma non la mangio più tanto volentieri. Ma questo è tanto per fare un esempio. Problema di gusti. La libertà non è un problema di gusti. Se sei vissuto come schiavo, quando ti senti liberato, ti piace e dietro non ci vuoi tornare. Poi forse ci tornerai, poi forse ricadrai, ma sai che la libertà è stata a portata di mano, l'hai intuita in certi momenti, l'hai vissuta in altri. La ricerchi e questo vale per la libertà, per l'amore, per la dignità. Per la dignità vale questo. Allora, Ireneo ci dà questo tipo di lettura. L'uomo è in crescita e la crescita è sempre il passaggio da un'imperfezione a una maggiore perfezione e questo è nel piano di Dio e questo motiva anche le fatiche della nostra vita. E addirittura lui ci descrive appunto questa creazione in cui questa crescita, questa somiglianza con Dio, beh, non è data. Che dire davanti a questo? Molte persone si chiedono se esiste ancora la fede in Dio. Forse ci possiamo anche chiedere altro. Se esiste la fede in Dio nell'uomo, la fede di Dio verso l'uomo, la fede in ciò che con lo spirito l'uomo può fare, insomma, a mio avviso vanno di pari passo. Avere poca fiducia nella grandezza possibile all'uomo, questo non fa giustizia all'uomo. Uno potrebbe fare mille esempi di storture umane, ma in fondo ne basta uno vero. Uno vero. I santi a che ci servono? Tutti abbiamo fatto l'esperienza, probabilmente alle scuole, o alle medie, alle superiori, spesso, di avere cattivi professori. Tutti li abbiamo avuti, i cattivi professori. Quelli noiosi o quelli addirittura che non erano adatti a fare i professori o gli insegnanti.
quelli che vessavano anche un po' sadici alle volte, o troppo duri, o disinteressati verso gli studenti. Tutti li abbiamo avuti, qualcuno di questi professori. Ma basta un buon professore per salvare la scuola dentro di te. Questa è la mia esperienza. Ne basta uno veramente buono e tutta la scuola è salvata dentro di me. E questo vale per tutti gli esseri umani. Allora la fiducia, che è ciò che ci manca, ciò che ci pesa, l'ostacolo, non è una maledizione. Forse è il motore vero della mia crescita, per guardare oltre. Vi leggo un testo e chiudo di Annick de Susnel, questa donna che poi si è appassionata dell'ebraismo e della Kabbalah e anche di Gesù Cristo. In questo libro, L'Egitto interiore o le 10 piaghe dell'anima, guardate cosa dice sull'uomo. Noi siamo così, chiamati alla trasformazione, a crescere e nello stesso tempo mantenuti nei nostri labirinti, spinti ad un passaggio, l'Egitto interiore alla Pasqua, e ritardati nella sua realizzazione, fatti per la libertà e trattenuti prigionieri. L'uomo è lo spazio di incontro di due forze opposte e tuttavia concertate, e qui è lo spirito, di cui l'una fa resistenza all'altra, perché questa sviluppi nello spazio umano la totalità della sua misura. L'uomo non mette un ostacolo davanti al cavallo perché cada, ma perché superando l'ostacolo il cavallo superi se stesso. Nel principio delle arti marziali orientali, l'avversario non è mai il nemico, è colui che si oppone a un uomo perché in costui, di fronte a tale resistenza, si sprigioni una nuova dimensione di sé. Questo suppone, attenzione, che l'uomo sia portatore di un potenziale immenso. Potenziale immenso, fatto a immagine di Dio. L'oggetto desiderato, raggiunto troppo presto, non potrebbe essere coscientemente assunto. Ritardato dalla forza opposta, obbliga colui nel quale si gioca la sfida a rivolgersi verso più grandi profondità di se stesso, per costruirvi delle strutture, cioè una interiorità adeguate alla informazione più consistente che vi attinge. Ulteriormente differito, l'oggetto desiderato rinvia ancora più lontano e l'uomo conquista spazi di una più grande coscienza. Io non so, forse non credo, che questo spieghi i mali nella nostra vita, non arriverei a tanto, ma non lo so in fondo, non lo so. Ma sicuramente questa lettura ci dà il vero atteggiamento, questo sì, davanti ai mali. Il vero atteggiamento. Oggi è mercoledì delle ceneri, inizia un tempo bello. Gesù ci dice davanti, mettete il profumo. Mettete il profumo, non fate ste facce meste, tristi. È il luogo della crescita, la Quaresima. È il luogo della lotta. È il luogo in cui l'uomo sì, trova ostacoli e spinge lo sguardo oltre. E anche più profondamente dentro di sé, come ci ha detto questa autrice, Annick. Questo è il mio augurio per voi. Questo è anche il modo con cui io consiglio di vivere quel caotico e desertico con cui l'ultimo incontro noi ci siamo lasciati. Vi saluto, ci vediamo per lavorare su questo insieme domenica pomeriggio.
e buona Quaresima a tutti. E visto che ci sono, io lo tengo sempre lì, così quando esco ne metto un po', io un po' di profumo lo metto veramente. Consiglio di farlo a tutti quanti, nel corpo e ancora di più nell'anima.